Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come vedete, mi sono appena arrivati questi due libri. Sono due nuovi libri da colorare di Creative Paper. Io ringrazio di cuore, come sempre, Samantha, che è super gentile, mi dà sempre la possibilità di farvi vedere i suoi libri. E quindi io direi che partiamo subito. Anche quest'anno abbiamo uno per gli adulti, tra virgolette, e uno anche per i bimbi, che ovviamente anche gli adulti possono colorare tranquillamente. Io direi che possiamo partire da quello per gli adulti. Partiamo da questo. Ovviamente è a tema Natale, quindi periodo migliore non c'è per acquistarlo adesso, anche per fare un regalo super gradito. Lo potete trovare su Amazon. O anche sul sito che è www.creativepaper.eu e se andate su Instagram, sul suo profilo Instagram appunto, ci sono tutti i link utili anche in descrizione, però comunque io vi metto giù anche nelle info il link del Instagram, del sito. E anche direttamente per andare a cercarli su Amazon, così siete già sicuri. Il prezzo è super abbordabile, quindi e sicuramente farete una bella figura, però andiamo subito dentro a dare un'occhiata. Dietro avrete visto che c'è qualche spoiler di cosa dei disegni che possiamo trovare all'interno e vedo già delle meraviglie. Direi che possiamo iniziare. Libro da colorare per adulti. Qua c'è, se scansionate qui, c'è anche un regalino. Potete anche seguire su Facebook e condividere i disegni che colorate voi. E se li contattate su Messenger, in DM su Instagram o gli scrivete un'email, vi manderanno una simpatica sorpresa da stampare. Quindi io ne approfitterei. Qua potete mettere il vostro nome e qua consigliano di mettere un cartoncino rigido sotto la pagina da colorare per preservare il disegno successivo. Appunto, come vi dicevo sempre. Che bello, hanno messo, non so se si vedono, sì, i fiocchi di neve qui. Di solito è sempre nero. Stavolta hanno messo questi fiocchi. Partiamo subito con questo bellissimo disegno di Babbo Natale. Con un gattino in braccio, ecco, voi mettete un cartoncino qua sotto così evitate che si rovini il disegno sottostante, quindi potete colorare tranquillamente con pennarelli, penne colorate a gel, pastelli. Non andrei molto con gli acquerelli perché ovviamente la carta non è molto spessa e anche col cartoncino secondo me si bagna troppo, però magari potete provare su questo, fate un pezzettino con l'acquerello e vedete se reggono o no, anche in base agli acquerelli che avete. Comunque, continuiamo. Bellissima anche questa qui. Cerco di andare più o meno veloce. Ce ne sono tantissimi, poi volendo potete anche ritagliarli, fare dei quadretti, dei cartoncini, usarli, cioè con i cartoncini, usarli come dei biglietti anche da mettere insieme al regalo che dovete fare. Una cosa carina, carino questo volpino. Appendere, non so, nella vostra camera, sulle porte o anche nelle finestre che di solito si vedono quelle decorazioni attaccata al vetro. Sono davvero belli questi disegni, alcuni super dettagliati. Guardate questo. Veramente bellissimi. Abbiamo un ognometto. E sono tantissimi, quindi sicuramente non vi annoierete.
Natale che dorme, la calza. Abbiamo anche dei paesaggi con le case. Babbo Natale è sempre pieno di gattini. Guardate che meraviglia. E abbiamo finito il nostro libro. Esatto, qua dice di visitare il sito internet e potete anche scoprire tutti gli altri libri che hanno, che ce ne hanno veramente tantissimi. E questo era il primo. Andiamo a vedere quello per... Tanto che distruggo tutto. Quello per i bimbi, che è gnomi, a tema gnomi natalizi, quindi super simpatici. Appena l'ho visto, me ne sono innamorata. Qua potete come sempre mettere il nome, anche qua potete scansionare, condividere. E iniziamo. Mi fanno troppo ridere. Qui ovviamente la tipologia del disegno è molto più con spazi più ampi, appunto per facilitare la colorazione ai bimbi, però sono troppo carini. Questi da incorniciare secondo me sono ancora più belli. Sono troppo simpatici. Abbiamo sempre il nostro gnometto protagonista e dietro cambia sempre lo scenario, appunto. Guardate qui anche un biscottino in mano. Poi comunque la qualità della carta secondo me è veramente buona perché è super liscia. Poi anche, cioè, ne avevo già colorati anche in passato sempre di Creative Paper e non ho mai avuto problemi a utilizzare pennarelli, penne gel, pastelli ovviamente. Quindi consiglio veramente Creative Paper perché qualità ottima. Questo alla fine. E anche questo. Ah, qua c'era qualche spoiler, ma ormai l'abbiamo già visto tutto. Fatti così. Quindi questi sono i due libri nuovi di Natale. Se vi fa piacere, potete anche andare a dare un'occhiata su Amazon, se volete darci un'occhiata anche lì. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ringrazio ancora Samantha perché ovviamente è sempre troppo gentile. Mi ha dato l'opportunità di fare questa, di farvi vedere i suoi libri. E noi ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate la campanella per non perdervi i prossimi video, mi raccomando. E nulla, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!